Il 28 luglio del 2013, esattamente 7 anni fa, si verificò il più grave incidente stradale della storia d'Italia. Un autobus con a bordo 47 persone cadde dal viadotto di Acqualonga della 16 a Monteforte Irpino e uccise sul colpo 38 persone. Qualcuno si lamentava ancora. Ci siamo prodigati insieme ai Vigili del Fuoco per poter cercare di arrivare quanto prima a queste persone che stavano sotto il pullman e dei bambini che erano usciti, non so come, però erano usciti illesi dal pullman. Altre 2 morirono in ospedale, 8 furono i feriti. È stato un grosso rammarico perché la ragazza era ancora al nostro arrivo, si lamentava ancora, era lucida, ci chiedeva con forza di salvarla e però naturalmente teneva delle lesioni interne talmente grandi e importanti che non gli ha permesso in effetti di poter si salvare. Si è scoperto nel corso di un processo durato 6 anni che un giunto dell'albero di trasmissione del mezzo si era rotto, tranciando l'impianto frenante. L'autobus in piena discesa divenne un vero e proprio missile. Il numero delle vittime era enorme e la maggior parte c'erano anche, non erano anziani, ma erano la maggior parte erano giovani e quello che è stato raccapricciante è che la maggior parte dei corpi era stato martorizzato. Il processo è stato lungo e ha visto coinvolti anche i vertici di Autostrade. Sotto accusa sono finiti proprio i guardrail che non hanno tenuto all'impatto con il bus. L'11 gennaio del 2019 c'è stata la sentenza di primo grado e sono stati condannati Gennaro Lametta e altre 6 persone. Assolte invece 8 persone, tra cui l'AD di Autostrade, Giovanni Castellucci. Contro la sentenza si era mosso subito il procuratore capo di Avellino, Rosario Cantelmo, che aveva subito annunciato il ricorso in appello.